Bene, buonasera a tutti. Io sono Roberto Reale, presidente di Eutopia. Siamo alla puntata del 5 marzo del nostro progetto Restart. E stasera abbiamo con noi l'ingegner Giuseppe Ricci, è qui nella veste di presidente di Confindustria Energia. Buonasera Pino, grazie di essere qui. Buonasera a te, grazie dell'invito. Stasera affrontiamo il tema della transizione energetica, che è probabilmente il tema più forte, più importante sull'agenda europea e quindi di conseguenza anche sull'agenda degli stati membri. Noi abbiamo, l'Europa si è data un obiettivo per il 2050, un obiettivo estremamente ambizioso, la neutralità. La neutralità carbonica ed è un obiettivo su cui probabilmente devono convergere gli sforzi non solo del settore energetico, ma anche di tutti gli altri settori, perché chiaramente qualunque, come dicevi tu, Pino, un attimo fa, prima dell'inizio della diretta, qualunque attività antropica poi ha un'impronta energetica e quindi va ripensato non soltanto il settore dell'energia in sé, ma tutte le attività umane che a quel settore chiaramente si appoggiano. Per quanto riguarda l'Italia, naturalmente noi abbiamo degli obiettivi che sono appunto legati a quelli dell'agenda europea e che potrebbero essere declinati in modo diverso, nel momento che abbiamo ad oggi un nuovo governo. C'è secondo te, Pino, un segnale positivo in questo governo? Il fatto che, ad esempio, abbiamo un ministro dedicato alla transizione ecologica, può essere un punto di partenza, un punto di arrivo, può essere uno strumento. Beh, sicuramente sono stati fatti dei passi avanti. Ora il nuovo Ministero della Transizione Ecologica ha in sé sia le tematiche più, diciamo, ambientaliste del vecchio Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la delega proprio sull'energia, quindi una delega completa che è quello un po' che. Almeno sicuramente noi di Confindustria Energia abbiamo sempre auspicato, ovvero sia che si guardi alla transizione energetica e alla sostenibilità, alla neutralità carbonica a tendere al 2050 con un approccio integrato di sostenibilità ambientale, economica e sociale, che significa andare a ricercare le soluzioni più efficienti ed efficaci e le tecnologie più efficienti e più efficaci per poter raggiungere gli obiettivi. Quindi, una volta definiti gli obiettivi, individuare un percorso che non disperda delle risorse, perché purtroppo le risorse non sono infinite. Spesso le tecnologie possono essere molto, a me piace dire, sexy, ma magari non sono mature, non sono ancora pronte, sono molto costose. Altre lo possono essere di meno, le condizioni al contorno, l'utilizzo delle infrastrutture esistenti o quant'altro può servire, insomma, cioè bisogna fare un ragionamento che trovi le soluzioni migliori che possano salvaguardare anche l'occupazione e l'economicità della tecnologia adottata. E in particolare un problema così importante come quello della transizione energetica non può essere monodirezionale. Ci devono essere tante soluzioni. Possibilmente ricercando la complementarietà tra una soluzione e l'altra, cioè bisogna fare un po' un gioco di squadra tra tutte le componenti, è quello che in Confindustria Energia cerchiamo di portare, perché la nostra è una federazione che ha dentro sia le associazioni delle rinnovabili, sia quelle delle fossili, del gas, dell'olio, fino a quelle del carbone, per cui ci sono tutte. Il nostro obiettivo è effettivamente portare portare avanti il percorso della transizione nel modo migliore possibile, migliore sotto tutti i punti di vista, ambientale senz'altro, ma anche economico e sociale, perché non dimentichiamo che
insomma, noi abbiamo bisogno che il nostro paese possa risollevarsi intanto dalla crisi economica che stiamo vivendo e possano crescere i posti di lavoro. E questo è un elemento fondamentale. Non possiamo affrontare un aspetto di questa sostenibilità integrata e dimenticare tutti gli altri. Per quanto riguarda il ruolo del fossile nella transizione energetica, ovviamente uno così su un piano molto superficiale si aspetta che questo ruolo col tempo si debba contrarre, quindi la percentuale appunto di apporto al totale da parte del fossile, quindi ridursi. Però è così scontato, così facile che avvenga, nel senso che al di là delle alternative disponibili o meno, ad esempio tutto il tema ad esempio della riconversione di impianti italiani che ad oggi sono alimentati, appunto, impianti di produzione di energia alimentati da combustibili fossili. Allora, il tema della, noi la chiamiamo transizione energetica. Transizione energetica già di per sé sta a significare che non è una cosa che avviene dall'oggi al domani, ma ci vuole un tempo. Spesso nell'opinione pubblica la dimensione temporale viene schiacciata e sembra quasi che tutto cambi dall'oggi al domani. Viceversa non è così. Parliamo della mobilità. In Italia circolano 38 milioni di auto, ci sono poche migliaia di auto elettriche e tutti parlano di elettrico, però con un parco circolante che ha una media di da 12 a 14 anni di età e con poche migliaia di auto elettriche è ovvio che la completa elettrificazione del parco auto potrà avvenire, se tutto va bene, in un paio di decenni, non di meno, ma nel proprio secondo gli scenari più aggressivi in assoluto. Quindi la dimensione tempo è importante. E in effetti, quando parlavo di efficienza ed efficacia e di coniugare la sfera della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, intendevo anche proprio quello di gestire la transizione. Gestire la transizione vuol dire che, per quanto riguarda le fossili, queste andranno piano piano a diminuire, ma ci accompagneranno ancora per molti anni. E quindi dobbiamo fare in modo che l'utilizzo delle fossili sia sempre più efficiente e piano piano avvenga una riconversione dell'industria tradizionale in un'industria del futuro. Questo perché vogliamo evitare una desertificazione industriale che viceversa ci sarebbe con un cambio repentino, cosa non possibile peraltro proprio tecnicamente, chiudendo tutto quello che è il fossile, che è il modello energetico passato, per magicamente passare a un modello completamente nuovo. Solamente nel downstream petrolifero, cioè raffinerie, depositi, stazioni di servizio, lavorano più di 150.000 persone che meritano di essere valorizzate per le loro professionalità, per il fatto che insomma sono lavoratori, eccetera, e possono essere utilizzati trasformando le attività. Le faccio due esempi. Nell'azienda per cui lavoro, l'ENI, fin dal 2014 abbiamo convertito una raffineria tradizionale in bioraffineria per produrre biocarburanti. Abbiamo ripetuto l'esercizio nel 2019 in Sicilia e sono stati due esempi molto importanti, perché quello di Venezia del 2014 è stato il primo esempio al mondo di riconversione. Cioè, esisteva già la bioraffineria, ce n'era una in Svezia, però l'idea di riconvertire un impianto tradizionale vecchio di 80 anni in un qualcosa di nuovo orientato al futuro, sfruttando il know-how, l'esperienza, la professionalità dei dipendenti e delle ditte dell'indotto che avevano maturato in generazioni di specializzazione. Questa è stata un'innovazione mondiale che ci stanno copiando un po' dappertutto. Ma io punterei molto a questo, quindi valorizzare quello che abbiamo per diventare qualcos'altro e non perdere posti di lavoro, non perdere l'economia che è stata l'economia che ha. E non dimentichiamo che insomma negli anni 50 e 60 il nostro paese si è risollevato grazie a un'economia di questo tipo, grazie alla chimica, grazie al petrolio, grazie all'energia. Se pensate a Mattei ha contribuito a risollevare il paese. Oggi, adottando lo stesso spirito, si può pensare a una trasformazione. Esempi come quelli delle bioraffinerie sono
esempi di successo che possono essere replicati come modello, magari anche con altre tipologie industriali, ma come modello di trasformazione. Quindi io sono contro la desertificazione industriale e la costruzione di qualcosa di completamente diverso da qualche altra parte. Sfruttiamo quello che abbiamo, perché partiamo già avvantaggiati. Quindi una conversione degli asset appunto nazionali sì. Dal lato della produzione, chiaramente. Ma ad esempio il modello di Venezia, sì. che dicevi, è un modello scalabile che possiamo replicare su tutti gli altri impianti, è un'eccellenza che sì. sei... Sì, no, è scalabile, però fino a un certo punto, ovviamente, a me piace dire, è stata una bellissima idea, una bellissima innovazione di modello di riconversione. Non è che tutti devono copiare la stessa tecnologia di trasformazione, devono copiare il modello, cioè identificare nuove destinazioni per questi asset industriali che vadano d'accordo con la transizione energetica. Un altro esempio di progetti che abbiamo sviluppato, non ancora implementato industrialmente, sono quelli della trasformazione dei rifiuti in prodotti commercializzabili. Non il brucio dei rifiuti in termovalorizzatore, eccetera, ma addirittura proprio la trasformazione del rifiuto. Abbiamo un paio di tecnologie, una è il waste to fuel, cioè prendere la parte organica del rifiuto per liquefarla e farla diventare acqua e olio, perché è molto ricca di acqua anche, e quest'olio è un olio minerale che può essere utilizzato, però prodotto dal rifiuto. L'altra è quella di prendere il plasmix, cioè le plastiche non riciclabili, perché noi, se tutto va bene, ricicliamo solo una parte della plastica, ma quando buttiamo la plastica nel cassonetto e viene raccolta, solamente il 50-55% di questa plastica è veramente riciclabile, perché l'altra parte è una plastica che contiene tante sostanze e tanta composta che non può essere riciclata semplicemente meccanicamente. Allora bisogna andare verso il riciclo chimico. Waste to hydrogen, waste to methanol sono impianti di gassificazione con ossigeno di questo plasmix, questa plastica non riciclabile, che produce un syngas da cui estrarre idrogeno oppure andare avanti nella filiera per fare il metanolo, quindi proprio tutta una sequenza di prodotti chimici prodotti dai rifiuti. Il rifiuto può diventare una materia prima per noi, visto che noi siamo poveri di materia prima, ma ahimè siamo ricchi di rifiuto. E ovviamente dove fare impianti di questo tipo di conversione? Negli stabilimenti esistenti che si occupavano di fossili, raffinerie, petrochimici, cose di questo genere. Invece il lato distribuzione, come siamo messi? Nel senso che abbiamo una rete che è chiaramente nata appunto negli anni in cui la predominanza era quella del fossile, ma oggi la rete, se dovessimo farla evolvere verso uno scenario appunto in cui le rinnovabili o fonti alternative cominciano ad avere un peso importante, ecco, quale sarebbe il costo e quale sarebbe la complessità dell'operazione? Anche in questo caso la rete, l'Italia è una nazione un po' particolare, perché in Italia ci sono quasi 21.000 stazioni di servizio, quando in Germania ce ne sono meno di 10.000. Per una politica un po' strana, tutta nostra mediterranea, abbiamo continuato a permettere la costruzione di nuove stazioni di servizio, anche se c'è una norma che dice che molte stazioni di servizio posizionate in prossimità degli incroci, sul marciapiede, di piccole dimensioni, eccetera, in teoria dovrebbero chiudere. Cioè, in teoria, secondo la legge, dovrebbero chiudere. Però, nonostante ciò, non chiudono, non c'è nessuno che le fa chiudere, anzi, addirittura i comuni danno autorizzazione a prendere delle altre. Questo ha portato a una rete di stazioni di servizio che è il doppio o più del doppio di quello che serve. E con i consumi che calano è un grosso problema. Allora, io credo molto che la stazione di servizio avrà un futuro luminoso anche senza gli idrocarburi. Perché? Perché la stazione di servizio, a me piace dirlo per la mia azienda, che l'Eni ne ha 4.300 sul territorio nazionale, è un po' come avere l'ufficio postale col parcheggio.
cioè l'ufficio postale è distribuito su tutto il territorio nazionale, ma non sempre c'è il parcheggio. La stazione di servizio c'è anche il parcheggio, cioè puoi andare con la macchina, lasciare la macchina e fare qualcosa. Allora, la stazione di servizio io la vedo nel futuro, in un futuro senza idrocarburi e in una transizione che si trasforma piano piano, mantenendo gli idrocarburi che calano piano piano fino a zerarsi, come un hub per la mobilità che raccoglie tutti i vettori energetici, dagli idrocarburi fossili ai biocarburanti, alle colonnine elettriche, all'idrogeno, al biometano, compresso, liquefatto, tutti i vettori energetici disponibili e tanti servizi, cioè tutti i servizi alla mobilità. Io ho fatto proprio nelle nostre stazioni di servizio gli accordi per ospitare i locker dell'Amazon. Abbiamo quasi 1000 locker dell'Amazon nelle stazioni di servizio, perché uno che deve spostarsi e a casa non c'è nessuno durante il giorno può far consegnare il pacco nella stazione di servizio, andando a casa la sera passa a prenderselo. Abbiamo fatto l'accordo con le poste per poter pagare i bollettini postali, come si fa anche nella tabaccheria. E stiamo portando tutti i punti blu di Telepass, prossimamente anche qualche rent car posizionerà le macchine da affittare nelle stazioni di servizio, è molto meno costoso che aprire un ufficio a posto in città, eccetera, eccetera. Stiamo abbinando dei parcheggi, dei parking, abbiamo il car sharing di Enjoy, quindi per me il target è la persona che si muove. La persona che si muove ha bisogno di qualcosa, quel qualcosa di cui ha bisogno glielo possiamo dare nella stazione di servizio. Chissà quanti servizi innovativi si potranno inventare nel prossimo futuro, dal negozio di prossimità, che è già una realtà. Abbiamo aperto Emporium in parecchi, proprio dopo l'inizio del Covid, quando l'andare al supermercato costituiva un po' un disagio per via delle precauzioni, delle code, dell'assembramento, eccetera. Apriamo un negozio di prossimità che potrebbe recuperare una sua dignità nel prossimo futuro. Ma è molto semplice e tutto sommato neanche tanto costoso. Bisogna cambiare la cultura, soprattutto la cultura delle persone che gestiscono, perché è quello che noi chiamavamo una volta il benzinaio, e dovrà diventare uno store manager, dovrà diventare una specie di imprenditore multitask, dovrà gestire tanti servizi e essere proprio colui che costituisce un po' la cerniera per la persona che si muove, per facilitargli questo spostamento e dargli tutti i servizi. Eni, per esempio, ha quasi 1000 Eni Caffè in giro per l'Italia. Sono una catena grossissima. Domani questi Eni Caffè potrebbero, dal punto di vista anche del risultato economico, essere più importanti della vendita della benzina o del gasolio. Perché no? L'asset c'è. È un asset molto ben posizionato sul territorio. Questo vale per l'Eni, vale per la Kuwait, per l'API, per altre società, insomma. È la forza della presenza sul territorio. Sì, sì, indubbiamente, un po' come appunto come dicevi, come l'ufficio postale o la stazione dei carabinieri, sì, che sono, certo, che sono ovunque, e peraltro, insomma, io so che Poste sta potenziando la sua rete, sta continuando a curare, pure in un'epoca in cui invece si dematerializza, perché effettivamente poi diventa l'unico soggetto ad avere una presenza fisica. Quindi in quel settore non ha competitor, e peraltro io non sono neanche così convinto che si vada verso un mondo integralmente digitale. Probabilmente si va verso un mondo in cui fisico e digitale, no, si compenetrano. Sì, diciamo che il digitale è un fattore abilitante, perché certe cose che possiamo fare oggi non le si poteva fare solamente 5 anni fa. Il digitale, il fatto di utilizzare l'app, di avere il collegamento con certi servizi, se 5-10 anni fa lo chiedevi al gestore della stazione di servizio di farti i pagamenti nei bollettini postali, quello ti mandava a stendere, perché diceva no, io non sono capace, non è il mio mestiere, perdo tempo, eccetera. Oggi col digitale è tutto molto più semplice. Adesso stiamo installando dei terminali di piazzale nuovi per fare il self H24, che sono assolutamente dei computer e possiamo fargli fare qualsiasi cosa. Addirittura sono multilingua, e in alcune regioni abbiamo messo anche il dialetto locale, così per scherzo, per fare una prova di
però sono cose che divertono coloro che li inventano e divertono il cliente che passa di lì. Non è che ha un valore commerciale, è solo per testare la potenzialità di quello che puoi fare, no? Quindi c'è un terminale di piazzale che ha il Q-code, che può, cioè, alla fine è tutto molto più smart, e senza il digitale tutte queste cose non potevi farle. Quindi il digitale aiuta sicuramente, anche l'intermodalità. Il fatto di avere il car sharing ti apre anche una possibilità di offrire al cliente tutta una serie di servizi alla mobilità, ma anche proprio l'intermodalità: usi il pullman, usi la metropolitana, usi il treno, usi il car sharing, usi il monopattino, usi tutto, e alla fine tutto confluisce in una serie di app che sono molto molto snelle, che ti permettono di saltare da una piattaforma all'altra, e quindi anche da una tecnologia all'altra senza grosse difficoltà. Ne vedremo delle belle nei prossimi anni da questo punto di vista. Sono convinto. Cose che erano... Io faccio una battuta. 10-15 anni fa lui aveva lanciato un progetto interno per immaginare la stazione di servizio del futuro. È un bellissimo progetto, però la stazione di servizio del futuro, come era immaginata? Era immaginata come una stazione di servizio robotizzata, con il braccio automatico che faceva il pieno, tutte cose... Cioè, c'era in mente la robotizzazione, l'automazione della stazione di servizio. Oggi invece, cioè quello che immaginiamo, ma che è già realtà in alcune di queste, è una stazione multiservizi con uno store manager che gestisce tutto. Quindi un modello completamente diverso, ma che credo che sia potrà essere un modello di successo, perché prima di tutto premia la persona, la centralità della persona, sia la persona cliente sia la persona che lavora nella stazione di servizio, che è completamente diverso da dire robotizzo tutto e le persone vanno a casa. Ma la digitalizzazione in questo caso non manda a casa la persona, l'assiste, l'aiuta, gli abilita delle attività nuove, non come la robotizzazione che manda a casa la persona e non se ne parla più. È una bella prospettiva, quindi la stazione di servizio come luogo di incontro, se vogliamo, di scambio. Come luogo di incontro. Di scambio tra servizi è bene. Sì, sì, anche area di co-working, sì. Nel centro delle città può diventare un'area di incontro e proprio di co-working, con delle stazioni wifi, con i computer, insomma. Oltre che luogo di scambio energetico. Oltre che scambio, l'energia è uno degli elementi. È uno degli elementi che... E a questo punto non è più importante se l'auto è elettrica o a benzina o a gasolio o a idrogeno. Va bene lo stesso. Anzi, se l'auto è elettrica e ha bisogno una sosta più lunga per fare rifornimento, allora più servizi ci sono e meglio è. A proposito di idrogeno, questa era un po' una curiosità di qualcuno, no? tra i nostri soci, ma credo sia anche un po' una curiosità un po' di tutti. Qual è il futuro dell'idrogeno? Quale parte potrà giocare in questa transizione? Sì. Allora, una ventina d'anni fa è andata di moda l'economia dell'idrogeno per un soggetto molto interessante, Rifkin, che aveva scritto quel famoso libro dell'economia dell'idrogeno. Ha suscitato tanti sentimenti a favore, contro, eccetera, però dopo un po' questo tema dell'idrogeno è stato abbandonato, perché alla fine non si è trovata una convergenza, non si è trovato un modello di funzionamento. Adesso, dopo 20 anni, questo idrogeno è tornato di nuovo alla ribalta. Allora, l'idrogeno è molto versatile. Innanzitutto è la molecola nell'universo con maggiore contenuto energetico. Quindi, nel momento in cui il mondo sta andando sempre di più verso un modello di elettrificazione, dove viceversa il vettore energia elettrica, l'elettrone non è stoccabile, la batteria è ancora un grosso problema, l'accumulo con la batteria è un problema. L'idrogeno è un vettore di accumulo dell'energia molto interessante per compensare i deficit delle batterie e la discontinuità di funzionamento della produzione di energia elettrica da rinnovabile. Poi l'idrogeno è proprio perché è un vettore così
intensamente carico di energia, è un vettore che può aiutare la decarbonizzazione di industrie pesanti, le cosiddette hard to abate, le industrie che difficilmente si riescono a decarbonizzare sostituendo il gas con l'elettrico o altre cose. Allora, l'idrogeno prodotto o da gas con la cattura della CO2 e l'intombamento della CO2, o in un futuro un po' più lontano dall'elettrolisi, quando la tecnologia e i costi saranno un po' più sostenibili, potrà sostituire il gas in quelle industrie che viceversa non riescono a battere la CO2 perché è troppo costoso abbattere la CO2 a valle. Allora, sostituendo il gas con l'idrogeno, a questo punto poi non hanno più emissioni di CO2. Ma parlo delle acciaierie, dei cementifici, dell'industria della ceramica, insomma, ci sono tantissime industrie. Qui si tratta di sfruttare la possibilità di creare dei cluster di idrogeno e anche dei cluster di CO2 per la cattura, il trasporto e l'intombamento della CO2. Il nostro paese ha una fortuna rispetto a altri paesi, come per esempio la Germania. L'Italia, così come l'Inghilterra, l'Olanda, hanno dei giacimenti che si prestano per l'intombamento della CO2. Noi abbiamo un grande giacimento a Ravenna di gas che è stato sfruttato per oltre 50 anni, che si può prestare bene, ha una capacità di accumulo fino a oltre 500 milioni di tonnellate di CO2. Quindi a 10 milioni di tonnellate all'anno hai un tempo sufficiente per sviluppare ulteriori tecnologie, ulteriori forme di energia, come nucleare, la fusione nucleare o altre cose innovative. Bene, a proposito di nucleare, perdona se ti interrompo, sì, ma voglio cogliere l'occasione del gancio, perché chiaramente è un tema che sta tornando comunque alla ribalta. Per esempio Bill Gates qualche giorno fa, un po' sulla onda della presentazione del suo nuovo libro, ha detto che il nucleare torna ad essere accettabile politicamente. E che lui chiaramente più che su una questione tecnica si è soffermato sulla questione, diciamo, della possibilità di rimetterlo nell'agenda politica. Noi in Italia abbiamo una storia un po' particolare, perché chiaramente c'è stato un pronunciamento popolare che ha detto no al nucleare. Però, ecco, secondo te, se dovessero presentarsi ulteriori, diciamo, soluzioni, ulteriori avanzamenti tecnologici, quell'ambito se ne potrebbe riparlare? Allora, io penso che per quanto riguarda il nucleare tradizionale, cioè la fissione nucleare, ormai l'Italia da 30 anni ha preso una decisione e diventa veramente impossibile tornare indietro. Perché dove la tecnologia risolve i problemi c'è comunque l'accettabilità sociale, il tema del NIMBY che è molto più forte della tecnologia, per cui quando, insomma, proporre un nucleare oggi è una cosa assolutamente, secondo me è proprio tempo perso. È altresì vero che il nucleare, dal punto di vista proprio tecnico, energetico, eccetera, è una soluzione molto interessante, perché il nucleare con poca materia prima produce tantissima energia e non produce gas con effetto serra. Quindi non puoi non considerare questa soluzione come una soluzione che assieme a altre soluzioni possono cambiare il modello energetico. Ci sta lavorando molto sulla fusione nucleare che è tutta un'altra cosa. La fusione nucleare, che è poi quello che succede nella superficie del Sole, è una componente del nucleare che non produce scorie radioattive, che è molto più sicura rispetto alla fissione, proprio per l'assenza di contaminazione radioattiva di lunghissima durata. Ha ovviamente il problema grossissimo del contenimento delle temperature, 100 milioni di gradi, eccetera, quindi nessun contenitore magnetico o non magnetico riesce a tenere queste temperature, però ci sono diversi progetti nel mondo
che stanno andando avanti e non dico che sia una cosa... Anche se con tempi un po' più dilatati rispetto al previsto, giusto? Con tempi un po' più dilatati, anche Eni è impegnata col MIT, col Massachusetts Institute of Technology, in un progetto del genere. E le nostre previsioni sono che tra il 2030 e il 2040 ci potranno essere dei prototipi industriali in funzione. E noi sappiamo che i cicli di evoluzione tecnologica nella storia sono stati dei cicli sempre molto lunghi, 50, 60, 70 anni. Però nell'ultimo periodo vediamo che i cicli di evoluzione tecnologica si sono accelerati tantissimo, grazie a tanti fattori abilitanti, come anche proprio la capacità di elaborazione dei dati, il digitale in generale. Pensate ai vaccini. Un anno fa tutti dicevano, come è sempre stato nella storia, che per sviluppare un vaccino ci vogliono 5-10 anni. Alla fine è passato un anno da oggi, dall'inizio della pandemia, e stiamo solo a strapparci di mano i vaccini, ma i vaccini ci sono. E ci sono vaccini innovativi, non ci sono solo i vaccini che utilizzano il virus depotenziato, che sono la tecnologia classica del vaccino, ma ci sono i vaccini che intervengono sulle proteine, sulla struttura genetica della cellula, sull'RNA, sono vaccini di tecnologia completamente diversa, apriranno le porte a innovazioni, a applicazioni completamente diverse. È passato un anno, non 5-10 anni. Quindi i tempi si accorciano. La fusione nucleare potrebbe essere nel lungo periodo, in un paio di decenni, potrebbe cominciare a diventare un elemento importante di affiancamento, di aiuto per dare la botta finale alla transizione energetica. Facendo un attimo un passo indietro, tornando invece al petrolio e agli idrocarburi, un'altra cosa che il digitale abilita o ha abilitato ormai da anni sono i mercati finanziari internazionali, che sono chiaramente fondamentali per il finanziamento delle iniziative di estrazione, di trasporto e così via. Soprattutto di estrazione, sappiamo che lì ci sono tempi tecnici, no? Appunto legati alla modalità stessa del procedimento di estrazione, e che però comportano dei modelli finanziari che soggetti, le società appunto che si occupano di queste attività ormai hanno in piedi da anni. È possibile secondo te ad oggi pensare ad un abbandono completo di questi modelli appunto anche di finanziamento in favore di modelli diversi adatti appunto a rinnovabile? Cioè, saremo davvero in grado di fare meno, anche dal punto di vista finanziario, del petrolio, degli idrocarburi e del fossile? Sicuramente anche in questo caso la transizione sarà una transizione che chiederà un po' di tempo. Quello che notiamo è che gli investitori, quindi i grandi gestori dei fondi, di grandi quantità di denaro, si stanno sempre più velocemente interessando a quei settori dell'energia che sono più rinnovabili. Solamente 5 anni fa erano pochissimi i fondi che preferivano l'energia rinnovabile rispetto al petrolio. Adesso la percentuale è molto molto alta, e comunque nel paniere degli investimenti si cerca di equilibrarsi e spostarsi sempre di più verso la parte rinnovabile. Forse c'è anche un po' troppo in questo momento la tendenza, l'entusiasmo del rinnovabile, però certamente l'interesse e la destinazione dei fondi ai settori del futuro dell'energia sono molto molto importanti, erano marginali solamente pochi anni fa, quindi sicuramente sì. Bisognerà piano piano, il mondo intanto non è tutto uguale, l'Europa è molto più avanti rispetto ad altri paesi, però anche dal punto di vista globale non apprezzo io le aziende oil and gas che dicono teniamo duro perché questa ondata passerà e poi ricominceremo come prima. No, bisogna
bisogna impostare in modo serio, concreto, pragmatico la transizione. Ovvio che la transizione non avviene in 5 minuti, ci vuole il tempo necessario, ma bisogna, e bisogna essere anche finanziariamente sostenuti per farla, perché oggi i proventi del petrolio aiutano la transizione, perché la transizione costa e qualcuno deve finanziarla. E quindi, chiaro, se oggi il petrolio è a $65-68, come sta quotato in questi, proprio in questa, è cresciuto tantissimo, è cresciuto del 50% in 3 mesi, questo non è un male per la transizione, è un bene per la transizione, perché comunque fornisce risorse che possono essere destinate all'investimento sulle rinnovabili, perché se non ci sono i soldi è un po' difficile investire sulle rinnovabili. Ma per le riserve che i grandi petrolieri, no, hanno da parte, pensiamo a Saudi Aramco, insomma, riserve di miliardi e miliardi di barili, come si fa? Nel senso, quelli sono asset che stanno lì e non possiamo pensare, sì, di deprezzarli in maniera repentina. Sì. No, in maniera repentina no. Anche la corsa forse di 20 anni, non lo so, perché talmente, cioè, parliamo chiaramente di soggetti che hanno tornati attraverso investimenti molto grandi, molto consistenti, e chiaramente potrebbero fare resistenza rispetto. Sì. Anche perché il business, poi pensiamo a Saudi Aramco, che il petrolio non è la rinnovabile, per quanto uno voglia reinventarsi, la vedo difficile. Che... Beh, il proprio Saudi Aramco, l'Arabia Saudita, così come tanti altri paesi produttori, stanno investendo tantissimo nelle rinnovabili. Stanno cercando di costruirsi un futuro post-petrolio. Perché, un'alternativa. Fanno fatica, ma la fatica principale temo che sia legata più che altro allo stile di vita. Nel senso che, tra l'altro, il petrolio, il gas che hanno in questi paesi è un petrolio, tra virgolette, facile, che costa poco produrlo. L'Arabia Saudita c'è il petrolio sotto la sabbia, non costa molto tirarlo fuori. Il problema è che hanno uno stile di vita legato alle condizioni proprio ambientali in cui vivono, che è molto costoso, perché la capitale Riyadh è una città in mezzo al deserto di milioni di abitanti, e mantenere energeticamente una capitale del genere, che se gli manca l'energia dopo poche ore è deserto, sì, sparisce, sì, tutto. Sì, sì, fontane, prati, alberi, eccetera. Assolutamente, ma anche Dubai, insomma, sono tante. Anche Dubai, anche Abu Dhabi, anche Dubai, tutti, sì. i paesi. E costa molto mantenere, quindi il costo, cioè la componente del provento del petrolio che gli serve per mantenere lo Stato è importante, molto più importante di quello che serve a mantenere noi. Ma in quel caso i loro scenari sono scenari post-petrolio, nel senso che nascono dal momento in cui le riserve dovessero finire, dovessero esaurirsi. Nel caso però, diciamo, dell'agenda invece europea, lo scenario è un altro. Lo scenario è: abbattiamo quella componente, indipendentemente da quanto ne abbiamo, no? Probabilmente anche se avessimo una quantità infinita di petrolio, chiaramente l'agenda europea non cambierebbe, probabilmente invece da loro resterebbe quella che è ad oggi, appunto per i motivi che dicevi tu. Beh, allora è chiaro che la consapevolezza della necessità di una transizione energetica è una consapevolezza che non è uguale come maturità in tutto il mondo. L'Europa è molto più avanti, abbiamo visto gli Stati Uniti con Trump, c'è stato un passo indietro notevole, adesso forse si ritorna al pensiero di Obama, ma comunque non c'è la consapevolezza dell'Europa. I grandi paesi produttori di petrolio stanno investendo fortemente nelle rinnovabili, forse si stanno dando un orizzonte temporale un pochino più lungo rispetto all'Europa, questo sì. È vero anche che l'era della pietra non è finita perché sono finite le pietre, ma perché c'è stata un'evoluzione tecnologica che ha fatto sì che la pietra non servisse più.
E quindi adesso, a parte questa, sembra una battuta scontata, però probabilmente di petrolio ne rimarrà ancora tanto quando sarà completata la transizione energetica. Quindi il picco del petrolio, il cosiddetto picco mondiale, è abbastanza vicino, insomma, è questione di anni, non è questione di molti decenni. Vedremo quello che succederà. Secondo me, quello che notiamo è comunque che questa consapevolezza a livello mondiale è una consapevolezza che sta crescendo molto, moltissimo. E ogni anno che passa aumenta la consapevolezza e quindi anche le decisioni dei governi per cercare di andare avanti. L'Europa è sempre un passo avanti, forse anche troppo, perché continua a rilanciare sugli obiettivi e rischia di andare un po' in affanno o semplicemente di prendere delle decisioni troppo affrettate che non corrispondono al principio di efficacia e di efficienza che dicevo all'inizio, che viceversa, secondo me, quello va tenuto sempre in considerazione. Però, considerando che l'Europa è il 10% delle emissioni complessive del pianeta, la Cina è un altro punto interrogativo. Quanto la Cina è veramente consapevole? A parole sì, nei fatti ni. Spinge molto sulle auto elettriche, sulla East Coast di Pechino, Shanghai, eccetera. Però poi costruisce le centrali a carbone all'interno per produrre energia elettrica. Quindi non è ancora proprio chiaro quale sarà la politica della decarbonizzazione della Cina. Il mondo è bello perché è vario. Sulla politica, invece, diciamo, degli incentivi pubblici, da un lato per il passaggio alle rinnovabili, no? Pensiamo agli incentivi per il fotovoltaico, ma è soltanto un esempio, e i disincentivi invece rispetto al diritto a inquinare, diciamo così. Ecco, c'è una efficacia in queste misure? C'è qualcosa che si dovrebbe cambiare, che si potrebbe migliorare nei prossimi anni? Ma sicuramente incentivi, c'è un sistema regolatorio da parte dei governi, è importante per poter cambiare un modello, perché solo l'economia di mercato non è sufficiente, ci vuole comunque una spinta. L'importante è che la spinta sia una spinta iniziale, non sia un assistenzialismo a vita, perché altrimenti il modello non funziona più. Sugli incentivi è palese a tutti il grande, diciamo, il grande esempio, in parte positivo ma in parte pesantemente negativo, degli incentivi del 2005-2012-13 sulle rinnovabili che l'Italia ha erogato, che è una cifra spaventosa, perché noi nella bolletta in 20 anni paghiamo tipo qualcosa come 240 miliardi di euro, che, fatti i conti, è molto di più di quanto l'Italia ha speso per la Cassa del Mezzogiorno negli anni del boom. E io mi ricordo da piccolo che mi si diceva: la Cassa del Mezzogiorno è un buco nero dove finisce di tutto. E qui abbiamo speso la stessa cifra, ma nessuno dice niente. Va bene perché abbiamo raggiunto gli obiettivi 2020 per le rinnovabili. Il problema è che abbiamo comprato i pannelli solari tutti dalla Cina. E quindi sti soldi li abbiamo... Adesso la Cina non è... Non ce l'ho con la Cina, per carità. Poteva anche essere la Francia o la Germania. Però uno dice, se un paese povero come l'Italia alla fine, ma grande, ma ricco di capacità manifatturiera, non riesce a valorizzare, quando pone degli incentivi, la filiera italiana, c'è qualcosa che non va. Noi avremmo dovuto raggiungere l'obiettivo ambientale, ma tenere conto anche di quell'obiettivo economico e sociale che in questa fattispecie avrebbe significato favorire una filiera italiana. E quindi questi miliardi sarebbero rimasti in circolazione in Italia, avrebbero favorito la crescita economica del paese. Così non è stato, e questo è stato un peccato, no? Abbiamo avuto dei nobili obiettivi, ma dei risultati modesti alla fine nel loro complesso. Questa è una lesson learned da tenere presente nella costruzione dei meccanismi nuovi,
proprio per evitare che noi semplicemente per raggiungere un obiettivo dimentichiamo tutto il resto e ci perdiamo l'occasione di fare qualcosa di veramente efficace ed efficiente. Viceversa, il costo per chi inquina è stato già, l'Europa nel 2004-2005 ha avviato l'emission trading della CO2, che è un meccanismo di mercato, che all'inizio ha funzionato poco perché è partita subito la crisi economica del 2008 e quindi c'è stato alla fine una perturbazione di mercato talmente forte che, avendo fatto crollare l'economia, ha fatto crollare anche le emissioni, e quindi il mercato delle emissioni è stato molto... Però adesso sta galoppando questo mercato. Oggi la CO2 costa 40 euro tonnellata. Ogni tonnellata di olio che si brucia si producono 3 tonnellate di CO2. Quindi una tonnellata di olio costa 120 tonnellate dei settori industriali che stanno nell'emission trading. Quindi non è poco. Una tonnellata di olio, 120 a 40. Era 30 poche settimane fa, adesso è 40. Di 120 euro tonnellata. Non è poco. Se oggi il gasolio costa, lasciamo stare le tasse, se costa $500, quindi 400 euro a tonnellata, gliene aggiungi 120, non è poco, è una bella tassa. Quindi incentiva l'efficienza energetica, la riduzione dei consumi e quant'altro. Quindi è un bel incentivo. È ovvio che se questo emission trading o un carbon pricing più generale fosse adottato a livello mondiale, sarebbe tutto molto più semplice. Ci sarebbe una spinta agli investimenti di decarbonizzazione fatta proprio dal mercato, perché tu paghi la CO2 a livello mondiale. Oggi invece, purtroppo, non so, una raffineria italiana per produrre il gasolio paga la CO2, se arriva il gasolio dal Medio Oriente, dalla Russia, dalla Cina, questo sbarca nel porto e non paga la CO2. E quindi è un'altra distorsione del mercato, no? Per rimediare a questo sarebbe possibile appunto imporre poi delle forme, se vogliamo, poi di protezionismo rispetto a quei prodotti, a quei sì. derivati, no, che sì. ci arrivano dall'esterno. Sì, sono discussioni in corso da tantissimo tempo. L'Europa è molto... diciamo tende a evitare il protezionismo, certo. Normalmente cerca, vuole essere un po' troppo buona e buonista, però in effetti la competitività dell'industria, della manifattura, insomma dell'imprenditoria europea è da difendere. Questo non solo per quanto riguarda il carbon pricing, ma anche solo per i costi per la sicurezza, per tante attività dove noi effettivamente in Italia e in Europa spendiamo molto di più per unità di produzione rispetto alla produzione fatta in certi paesi. Il costo del lavoro, ma anche tante altre cose. Adesso nel settore energetico i costi della sicurezza sono altissimi. Io in certi paesi ho visto raffinerie con i ponteggi fatti di canne di bambù, andavano bene lo stesso. Non che il bambù non sia resistente, per carità, però in Italia ogni volta che fai un ponteggio arriva subito l'ASL a controllare, ci sono tutta una serie di cose, devi fare, c'è la direttiva cantiere, il titolo quarto, responsabile della sicurezza, in fase di progettazione, esecuzione, sono costi che gravano sul prezzo unitario poi del prodotto, qualunque prodotto esso sia. E la concorrenza, invece il mercato è un mercato mondiale. Allora, effettivamente questo è un limite, può essere un problema per il lavoratore europeo, no? In questo senso, accordi di largo respiro, un po' sulla falsa riga degli accordi di Parigi, sarebbero appunto... utili. Sì, sicuramente a Parigi per la prima volta si è parlato di un'ipotesi di carbon pricing globale. Già nelle fasi, diciamo, preliminari, pre-conferenza,
si era deciso che non c'erano le condizioni per poterlo proporre, perché non sarebbe passato. E molte aziende, tra cui anche Eni, avevano fatto una call for carbon pricing, proprio una richiesta di carbon pricing. Perché per un'impresa che deve decarbonizzarsi, e non c'è niente di meglio che dire, vabbè, ma a tutta la concorrenza gli metti una tassa per incentivare la decarbonizzazione. Quindi giochiamo alle stesse condizioni tutti quanti, no? Quindi non ci sono delle diversità. Invece l'Europa con l'emission trading rispetto a altri posti dove non c'è l'emission trading, c'è una differenza, partiamo con l'handicap, no? Ovviamente questo non è passato perché non c'era ancora una maturità. Se ne sta riparlando e prima o poi si arriverà. È ovvio che c'è una grossa disparità tra i vari paesi, perché fin dallo slogan iniziale i paesi occidentali che hanno inquinato per un secolo adesso chiedono ai paesi emergenti di non inquinare e spendere per non inquinare. E i paesi emergenti dicono: rivendichiamo il diritto di migliorare la qualità della vita, come avete fatto voi un secolo fa. Però è vero che magari la tecnologia sviluppata in questi 100 anni, certo, la mettiamo un po' a disposizione di tutti, insomma, non è necessario ripetere sempre gli stessi passaggi. In questo è molto importante il ruolo che i paesi occidentali possono avere. L'Italia in particolare, se noi guardiamo il Mediterraneo, l'abbiamo ben studiato in Confindustria Energia proprio per quanto riguarda lo sviluppo del modello energetico nel Mediterraneo. Noi siamo una cerniera tra il nord dell'Europa e il nord dell'Africa. La sponda del Nord Africa, il Maghreb e anche la parte est fino a Palestina, Israele, fino alla Turchia, è una parte che ha bisogno necessariamente nei prossimi anni uno sviluppo energetico molto molto importante. È un'occasione da parte nostra per aiutarli a sviluppare un modello energetico che sia sostenibile. Questo lo possiamo fare anche a vantaggio dell'Europa. L'importante è lavorare insieme per farlo. La recente scoperta di 2 o 3 anni fa del grande giacimento di Zohr in Egitto ha cambiato l'economia dell'Egitto, come l'aveva cambiata la diga Nasser negli anni 60. Ci ha permesso di sviluppare... Io ho delle attività in Egitto e ci vado ogni tanto. Abbiamo delle stazioni di servizio a gas. Adesso che il gas è disponibile in Egitto, il governo ha deciso di spingere molto sulla mobilità a gas, che è meglio della mobilità a benzina come emissioni. E in una città come il Cairo, come Alessandria, come Port Said, eccetera, che sono pesantemente inquinate, a parte la CO2, proprio anche l'inquinamento proprio delle altre componenti delle emissioni dei tubi di scappamento, una spinta verso il gas è già un passo avanti. È impensabile mettere le macchine elettriche oggi, domani potremmo anche fare, però intanto se non c'era il gas questo non potevi farlo. Sviluppo di una certa industria, se non c'era l'energia che può essere prodotta dalle centrali a gas, non si potevano sviluppare. Quindi è cambiato il volto dell'Egitto, ma sta cambiando, che anche con un risvolto importante, perché se si sviluppa l'economia del paese è molto più difficile che ci siano delle spinte migratorie, come purtroppo vediamo, verso i paesi ricchi. Quindi è interesse dell'Europa che si sviluppino nel modo migliore. Stiamo cercando di sviluppare delle coltivazioni in aree marginali desertiche, predesertiche, per produrre vegetali, per tirar fuori l'olio per le bioraffinerie in Tunisia, ripeteremo poi in altri paesi. È un altro esempio di attività molto labor intensive, quindi a lavorare molta gente che oggi non ha lavoro, che diversamente non in terreni dove non è possibile sviluppare un'agricoltura pro food, perché l'acqua non è potabile, l'irrigazione, il terreno non permette la coltivazione. E però soddisfare l'esigenza energetica dell'Europa attraverso qualcosa che si produce
in Africa e che permette a molte migliaia di abitanti di lavorare, è un modello interessante. È un modello interessante. Molto meglio che lasciarli fare quello che più gli conviene semplicemente, cioè cos'è che costa meno per fare energia? Il carbone, faccio una centrale a carbone. Quindi se vogliamo un circuito positivo. Peraltro la dipendenza dell'Europa sì. Oggi è ancora principalmente dalla Russia, se vogliamo, dal punto di vista del gas. O sbaglio, insomma, dall'Asia, diciamo, più che sì, sì, dalla Russia, dalla parte asiatica e un po' dal Nord Africa, Algeria e Libia. Ma in questo appunto grande sforzo di transizione alle rinnovabili, c'è anche forse una velleità dell'Europa di diventare autosufficiente energeticamente? Dal punto di vista, come dire, almeno nel tentativo di farlo, poi è chiaro, come dicevi, che in realtà noi dipendiamo poi dalle cose che abbiamo. Il tentativo c'è, però. Come hanno fatto gli Stati Uniti, che siamo, diciamo, no? Ma gli Stati Uniti l'hanno fatto sfruttando le loro risorse fossili, anche in modo talvolta discutibile, perché Shell Gas, Shell Oil, insomma. Ha fatto e sta facendo, insomma, dei bei disastri. L'Europa ha la velleità di diventare carbon neutral al 2050, cosa che si può fare, ovviamente dovrà sfruttare tutte le tecnologie disponibili e non sarà una passeggiata, perché le rinnovabili come le conosciamo noi, quelle tradizionali, eolico e solare, sono molto discontinue, intermittenti, troppo, troppo. Poi ci sono paesi e paesi. Paesi del nord Europa stanno puntando molto sul vento, perché il vento ha un fattore di servizio molto più alto. Nel mare del nord, con 9-10 metri al secondo di vento, si possono avere anche 6.000 ore all'anno di produzione di energia. Il nostro solare, nella migliore delle ipotesi, ne ha 1.800 a sud Italia. E vento da noi sì, però è marginale, non è un vento paragonabile. E quindi il rischio è che anche nel nuovo scenario restiamo come Italia un po' un importatore di energia. Sì, noi abbiamo come importatore di energia, noi abbiamo il vantaggio di avere qualche grosso giacimento per poter stoccare la CO2, cosa che per esempio la Germania non ha. La Francia neanche, c'era l'Inghilterra, c'era l'Olanda. Quindi io mi immagino, se vogliamo essere efficienti ed efficaci, un modello energetico che non è proprio esattamente copia e incolla in tutti i paesi, ma ogni paese ha le sue peculiarità e deve sfruttare le sue peculiarità. La Germania ha molto vento al nord, verso la Manica, verso il mare del nord. Purtroppo c'è l'industria molto energivora al sud, c'è il problema del trasporto, da lì l'idea dell'idrogeno, perché il trasporto dell'energia elettrica sulla lunghissima distanza non è banale, si perde moltissimo, costa e si perde tanto. Però ogni paese ha le sue peculiarità. Noi abbiamo la fortuna da una parte che abbiamo tanto mare, quindi possiamo puntare molto anche sulle energie, le energie che derivano dall'utilizzo del mare. Le frontiere tecnologiche sono un po', insomma, ancora da sviluppare, non sono proprio mature. Sulla parte rinnovabile tradizionale, eolico e solare, faremo ancora tanto sicuramente, ma avremo molti problemi, proprio perché solare è bello, ma non è che l'Italia ha delle estensioni come la steppa russa, alla fine dove le mettiamo sti pannelli? E poi appunto c'è anche un impatto paesaggistico, no? C'è un impatto paesaggistico molto, molto importante. L'eolico offshore può essere una soluzione, però le condizioni di vento non sono fantastiche, quindi ci costerà di più, perché se dura di meno il funzionamento ci costa di più alla fine. E dovremmo combinare le varie tecnologie. Abbiamo i rifiuti, e torno a dire, i rifiuti sono una risorsa da sfruttare, non da esportare a pagamento, ma da sfruttare in Italia. È importante questo.
Ovvio che se potessimo continuare a sfruttare anche le risorse del sottosuolo sarebbe, non sarebbe male per accompagnare la transizione, però c'è questo sentimento cosiddetto no triv che a sto punto ci porta a dover lasciare il nostro tesoretto sul sottosuolo. È un peccato perché ci siamo autoimposti, no? Un po' come sì, ci siamo imposti con, purtroppo con un ulteriore aggravante che il nucleare non l'abbiamo più fatto, va bene. Non abbiamo speso più per farlo. Se è vero che fra 30 anni petrolio e gas non varranno più niente e noi ci abbiamo il petrolio e il gas sotto, è veramente come tenere le lire in cassaforte quando sai che arriva l'euro. Dici, guarda che le lire non varranno più niente fra un po', usale, non lasciarle lì. Questo è un po' un controsenso se lo guardiamo dal punto di vista economico-finanziario, no? Poi dal punto di vista ambientale, d'accordo. Però finché importiamo dall'estero il prodotto, allora tanto vale che usiamo il nostro, secondo me. Sarebbe un peccato non usarlo. Possiamo chiudere con un messaggio al governo, un consiglio, un'indicazione? Ah, un messaggio al governo è quello che abbiamo mandato anche come Confindustria Energia alle commissioni che si occupavano, che si stanno, si occupavano, adesso non so se ne occupano ancora del piano ripresa e resilienza, quindi del recovery fund. Noi chiediamo solo una cosa, di fare le scelte bene, almeno per quanto riguarda il settore dell'energia, ma non solo, efficienza ed efficacia, approccio non ideologico, un approccio tecnologico, un approccio di ricerca della sostenibilità integrata ambientale, sociale ed economica e di guardare proprio di guardare alle cose che convengono di più e non scegliere un cavallo solo. La transizione è troppo complessa, abbiamo bisogno di tante soluzioni e dobbiamo costringere i campioni italiani che abbiamo, le grandi aziende, le grandi settori, a lavorare insieme per trovare soluzioni dove la soluzione di uno trova vantaggio dal mettere insieme con la soluzione dell'altro. Non cerchiamo chi vince e chi perde, mettiamoci tutti insieme a risolvere il problema. Bene, grazie mille. Grazie. Giuseppe Ricci, presidente di Confindustria Energia, grazie ancora per essere stato con noi stasera. Spero che questo breve scambio, insomma, sia stato anche costruttivo, lo è stato sicuramente per chi ci segue, e spero anche che, insomma, ci sarà poi una seconda occasione per approfondire. Bene, grazie, grazie per l'invito, è stato un piacere per me. Grazie ancora, buona serata. Grazie, ciao.